Ciao a tutti, oggi volevo preparare un pranzo light per smaltire un po' tutti questi cibi pesanti. È un pasto completo che, essendo, anche se, pur essendo light, è molto nutriente. Facciamo insieme a voi un riso con lenticchie. Allora, partiamo dalle lenticchie. Io le ho messe nella mia pentola. Poi ci voglio aggiungere, questo va a piacimento, se non vi piace non la mettete, la cipolla. Questo è un piatto che mio bimbo se lo divora, adora le lenticchie, finito il riso con le lenticchie lui se lo divora, ed è un piatto bello completo. Poi, se volete, oltre al riso con le lenticchie potete accompagnarlo da una bella insalata, si sta leggeri, però ci si riempie. Andiamo ad aggiungerci un bicchiere di riso. Un'acqua che andiamo a aromatizzare con le spezie, perché io non ho in casa il dado, e quindi per farmi un brodo gustoso però senza grassi vado ad aggiungere le spezie nell'acqua. Io qua ho un misto per couscous che comunque ha quell'aroma bello saporito, ne vado a mettere un po' nella mia acqua. Poi vado ad aggiungerci delle erbette provenzali. Se avete, io in questo momento non posso andare fuori a prenderlo perché diluvia, ma se avete un orto con delle erbe dentro, che sia basilico, che sia basilico adesso no, però che sia salvia, potete andare direttamente a prenderlo nell'orto, rimarrà sicuramente più gustoso il vostro brodo, però già così rimane buono. Adesso andiamo a miscelare un po'. Andiamo ad aggiungere la nostra acqua. Ok. E un po' di sale, perché non ho messo niente di... Sì, la spezia saporita la miscela couscous, però un pochettino di sale. Un pochettino di sale ci va. E adesso vado a cuocerlo nel multicooker per 20 minuti. Quindi non lo giro, perché se inizio a girarlo poi nel multicooker devo continuare. Non lo giro, il multicooker mi fa tutto da solo. Ce l'ho in pentola normale, fate un classico risotto. Ecco qua il nostro risotto con lenticchie, un goccino d'olio extravergine di oliva, e questo è il nostro pranzo light e nutriente.